Quest'anno la compagnia teatrale Anta e Go ritorna a teatro con un'altra esilarante commedia napoletana scritta da Edoardo Scarpetta, il più importante attore ed autore del teatro tra la fine dell'Ottocento ed i primi anni del Novecento, specializzato nell'adattare in lingua napoletana le pochade francesi, tra cui Due marite in broglione. Stasera al Salone Margherita c'è stato un ballo in maschera, ci vanno un sacco di gente. Vogliamo scommettere che il tuo marito Felicello, se riceve una lettera, ci va? Una lettera? Niente lettera. La lettera è una femmina. È una femmina! Dopo che se posso dormire qua, qua c'è cucina. Tanto non ce va. Ce va, ce va. Ma perché tuo marito? Mio marito? Io ne sono sicura. Anzi, sai che facciamo? Mandiamo una lettera pure a lui. Così il dispiacere tuo consolerà il mio. Questa commedia è ambientata in una Napoli primi del Novecento e racconta la storia di due mogli sospettose dei propri mariti, lo sciupa femmine Don Enrico Del Fiore ed un integerrimo lavoratore Don Felice Sciosciamocca. Le due donne decidono di mettere i mariti alla prova allestendo un allettante tranello al quale solo chi è veramente armato di sincera fedeltà potrà sfuggire. Giulia, questa è una pazzia, è uno scherzo che vogliamo fare ai mariti nostri. Tu mi prendi queste lettere e gliele dai dicendo che te l'ha portato un servitore con una bella livrea. I personaggi hanno tutti una precisa connotazione, ciascuno rispetto al proprio ruolo e ciascuno cresce e prende corpo fino ai limiti di un efficace innesto nei meccanismi della trama. Vincenzo Di Sarno dalla recitazione viscerale e composta. Ricordatevi solo una cosa. In moglie, Rosaria Valerì, ironica padrona di casa, opportuna nei tempi comici. E poi l'irruente e vitalissima Anna Mele. Tu ne sei stato qua, ma luci hai pagato un po', ma non te ne andare da, che po', facimmi tu! La moglie ingenua che impone un personaggio fragile eppure vincente nella sua tenerissima devozione, calibrato con grande maestria su quello di Nicola Cioffi, il giovane marito che dietro alla sua devozione mostra il lato più disincantato. Ma che tipo, una signora, una signorona, una principessa, troppo buona, troppo chic. Poi pensa che si è innamorata di me in una maniera che è stata essa, ma non l'invito. Abbiamo poi Marilena Autuoro, la domestica sornione intrigante che, come nella migliore tradizione, vivacizza l'intreccio. Ma mi fu domino che c'è la signora e ci va a C'è poi Donna Anastasia, burbera e pedante, da me interpretata, che rafforza comicamente la gradevole circolarità emotiva scandendo i tempi recitativi. E Vincenzo Coppolino, il marito succube, che sfrutta la prima occasione per godere di una piacevole serata in libertà. Buona luce, grazie per l'invito, sarà per un'altra volta, arrivederci. Gesù, Gesù, chi l'ha sforzato tutta quanta di tabacco, ma lo puoi capire che la confidenza amara la pianta, da quindi che parte tra. Il tranello si sviluppa e prende vigore in un crescendo di equivoci e situazioni comiche e paradossali nella hall del Salone Margherita a Napoli, tra il fascino dell'avvenente Claretta Bonbon, una ballerina tutto sale e pepe, e Carmela Pennino, la padrona del Salone Margherita, e poi Gennaro Donti, il maggiordomo un po' gaudente. Abbiamo poi l'ormai veterana Francesca Novazzi, allegra e disinvolta, che sfiora la scena con la grazia di una piuma. Mamma, scusa, uno, carico di denaro. C'è poi l'ultimo acquisto della compagnia, Carlo Zarrelli, un cameo di ironia nel duplice ruolo del giovane nullafacente di Pulcinella, che ci incanta con una voce degna dell'antico avanspettacolo. Perché stanotte voglio sudare.
un'opera dunque apparentemente leggera, che travolge l'ascoltatore fino alla risata aperta, ma induce comunque alla riflessione, al confronto con i valori profondi, obbediente all'alta scuola della più nobile tradizione napoletana e che continua ad affascinare. Ancora una volta, l'intento della compagnia teatrale Anta e Go è quello di continuare a divertire il suo pubblico con un genere di teatro dove il sorriso e il buon umore la fanno da padrona.